With you, I can't be sad. With you, just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way. Buongiorno, buon lunedì. Questo video lo vedrete probabilmente in settimana. Vi ho chiuso vari pezzi di giornata, varie parti, diciamo così, di giornata. Vedrete svuota la spesa, vedrete ricette, varie cose. Spero che il video comunque, questo video vlog, ecco, vi possa interessare. Ho incluso parti del nostro weekend in quel di Sestri Levante e basta, quindi direi che possiamo iniziare questo vlog. 3, 2, 1, via! Buongiorno! Piccolo svuota la spesa, esse lunga, siamo stati ieri sera, ho preso giusto delle cosine che mi servivano. Ho preso questa pappa reale che ho già preso stamattina, quindi insomma la vedete aperta, era scontata 4 euro e qualcosa nel reparto parafarmacia, insomma, e sono dei flaconcini per la stagione attuale, è l'ideale, sono l'ideale. Ho ripreso della Molisana due pacchi di pasta, perché noi siamo dei pasta asciuttari, non so voi, ma quindi a 79 centesimi è assolutamente da provare. Quindi ho preso dei mezzi rigatoni, questi che l'altra volta non avevo preso, che sono fatti così, e li provo. E le penne, queste le penne mi piacciono molto perché sono sottili, insomma mi piacciono molto, penne rigate, e le ho prese. Poi cosa ho preso? Ho preso le crackerine solite mie amatissime, che mi piacciono da morire, che sono queste chips di pane pita con sale marino. Poi il pane morato, questo l'American Texas Toast, con la fetta un po' più spessa, a lenta lievitazione, solo con olio di oliva, e ho preso questo. Due paste sfoglie perché devo fare delle cose, devo cucinare, devo preparare delle cose salate, ma forse anche dolci, un po' e un po'. Poi ovviamente l'oro, perché non ne avevo più, a 2,58 2,68 mi sembra, sempre nelle offerte il gran biscotto Rovagnati, che probabilmente mangerò oggi con una piadina, che ho ancora le piadine in frigo, sapete che non le ho più fatte, si saranno un po' rinsecchite, vabbè, le farò oggi. Poi sempre nel banco delle offerte c'erano le mozzarelle granarolo, queste mozzarella fresca, che mi piacciono, le utilizzo prevalentemente per cucinare, non per essere mangiate. Ce ne sono ben 4, quindi insomma multipack. Poi una confezione di 6 San Pellegrino, queste piccole perché purtroppo non ce ne sono altre, non arrivano più evidentemente. Olive schiacciate all'etnea, queste qua buonissime, già provate. Una Capri peperoni stile Capri, che è buonissima se faccio la pizza così, me la bevo, penso di farla. Ora vediamo un po', perché ho vari programmi, ora poi ti farò vedere. E direi basta, questa è stata tutta la spesa di ieri e le cose che fondamentalmente mi servivano. Buonasera, sto preparando un dolce e vi farò vedere poi di cosa si tratta. Vi lascerò comunque la ricetta originale da cui ho preso spunto,
È una sorta di ciambella che metterò all'interno di questo, che è proprio quello tipico, diciamo, dove si mettono i panettoni, e andrò a inserire anche la marmellata di arance. Questa è biologica e quindi adesso proseguo, diciamo che dovrebbe essere quasi a buon punto. Come lievitazione, direi che ci siamo e vi faccio vedere poi più avanti. Rieccomi, ho steso il burro, la marmellata e adesso divido in tre parti e le arrotolo tutte insieme e le inserisco, le faccio ancora un po' lievitare all'interno dello stampo e poi andrà in cottura. Eccolo. Ora deve ancora un po', lo lascio lievitare, poi lo allargherò un pochino, insomma. Ho aggiunto la granella di zucchero, come da ricetta, e niente, aspettiamo ancora, lo inforno. Malata, insomma, durante la settimana mi è arrivata questa collaborazione che avevo accettato. Sapete che io per le collaborazioni non ne accetto molte, perché secondo me vanno seguite, vanno comunque, insomma, ci vuole anche un certo criterio, però l'ho accettata e vi faccio vedere di cosa si tratta. Eccoci, l'ho aperto ed è una Smart Air Fryer, ovvero una friggitrice ad aria e della Cosori, famosissima su Amazon. Tra l'altro si collega direttamente allo smartphone, è enorme. Qui ci sono tutti i programmi, pollo, manzo, insomma, tutte le varie funzioni. E ora l'apriamo, sono davvero curiosa. Qui abbiamo il manuale di istruzioni, ovviamente c'è anche in italiano. Qui abbiamo le ricette che ci sono anche nella versione italiana. Polpettine, ci sono foto, immagini, ricette ben dettagliate. Mi sto trovando benissimo. Quando lo accendete, questa più o meno è la schermata. Questa è la capienza, è davvero molto capiente. Vi arriva la griglia da inserire a parte. Io poi ovviamente la utilizzo così. È molto molto capiente. Vi faccio vedere anche la parte interna perché è importante. È ormai diventato un indispensabile nella mia cucina. Ha i doppi riscaldatori superiori e inferiori per una cottura più uniforme e veloce. E questa cosa è abbastanza rara, quindi ve la volevo appunto segnalare. Abbiamo 12 funzioni di cottura, tantissime funzioni. Qui abbiamo, come vedete, pollo, manzo, pesce, verdure, potete aumentare e diminuire, poi vi farò vedere anche che l'ho collegato al wifi. Può tenere in caldo, keep warm, insomma, ormai utilizzo solo lui. Praticamente il forno non lo sto più utilizzando perché è davvero molto facile da utilizzare, arriva subito a temperatura, cosa che invece il forno, ahimè, non fa, quindi consuma di più. Ha una capacità extra large di 6,4 litri, quindi insomma davvero tanto, e quindi adatto anche a una famiglia numerosa. Noi siamo in due, ma in questo caso
insomma, anche per una famiglia più numerosa, perché potete proprio notare la capienza. Infatti può contenere fino a 1,8 kg di patatine e 2,5 kg di pollo intero. Quindi è lavabile, ovviamente io l'ho già lavato diverse volte e permette proprio la preparazione di cibi che di solito richiedono un grande forno, come la cottura di un pollo intero. E infine voglio segnalare, la cottura intelligente. Allora, sto preparando la pizza. Ho preparato il mio solito impasto con le solite dosi che utilizzo io, che vi faccio vedere. Eccolo qua, il mio quaderno di cucina, vecchissimo questo quaderno. Qui ci sono un sacco di ricette, ma questa è la New Pizza, 320 grammi di farina 00, no, 0, cioè ho utilizzato questa tipo 1, che ho preso all'Esselunga, farina d'America, Manitoba. Quindi 0, oppure si può fare 160 0 160 00 100 ml di acqua tiepida, una bustina di lievito, sale e 2 cucchiai di olio. Semplicissimo, lo faccio con il cucchiaio, dopodiché lascio un po' lievitare. È morbidissima, eccola qua, e poi farò due che metteremo, proveremo a farla nella friggitrice ad aria di Cosori, appunto, che così sono proprio curiosa di provare a farla. Vediamo come verranno, visto che è molto molto grande, molto capiente. Allora, intanto ne ho messa una che ci sta perfettamente, l'altra è ancora lì, e ho messo un po' di salsa, olio, sale, origano, olive, taggiasche. La mozzarella la metto dopo, quindi adesso faccio la cottura a 200 gradi per 6 minuti, poi vediamo com'è, a che punto è la cottura, e poi aggiungiamo magari ancora 2 minuti, poi la mozzarella nella parte finale. Accendiamo e mettiamo 200 per 6 minuti e mettiamo, dunque qui c'è, insomma, friggitrice ad aria, andiamo, facciamo una prova. Hai messo un suono, c'è scritto end, quindi io adesso spengo. Wow, aspettate che pesa, adesso coso. Wow, altri 2 minuti. Qui abbiamo i secondi che mancano. Oggi voglio cuocere questa bistecca di pollo. C'è stata alla perfezione, quindi direi di inserire. Ok, azioniamo su chicken, pollo, ok, e potete modificare, ma io per ora la lascerei così. Forse 20 minuti è un po' tanto, facciamo 14, proviamo. Volendo possiamo anche mettere in pausa, verificare come procede e diminuire o aumentare la cottura. Thank you.
cucinare. Ma poi ammazza qualche. Sì, ma poi.